Metto via il libro e sono subito da te. Ma come faccio a ricordarmi dove sono arrivata? Proviamo con questo. Forse è un po' scomodo. Aspetta, io ho proprio quello che mi serve. Polly, la cavallina del divertimento, Iris, la cavallina della creatività, mi hanno regalato un segnalibro magico. Così non perderò più il segno. Guarda, è bellissimo, c'è anche una farfallina. No, ho perso il segno. Uffi. Cosa? Ne vuoi uno anche tu? Ma sì, facciamone uno insieme. Per questa magia avrai bisogno delle chiavi dei magici dei fiori che hai trovato nella bustina e poi una perlina di legno naturale con due buchi che trovi in merceria, un pennarello nero a punta fine, forbici dalla punta arrotondata, carta trasparente adesiva, della tempera, un pennello, un nastrino di raso colorato lungo 40 cm, del filo di rame sottile lungo 30 cm, dei brillantini e due perline colorate. Quando userai il filo di rame, fatti sempre aiutare dalla mamma. Prendi la pallina di legno e colorala con la tempera. Quando è asciutta, disegna una faccina con il pennarello nero. Così. Adesso piega a metà il filo di rame e attorciglialo in fondo in modo da creare un cerchietto. Taglia due pezzi di carta adesiva lunghi 9 cm e larghi 5 e piegali a metà. Mettine uno sopra l'altro e ritaglia il contorno di un'ala di farfalla. Perfetto! Alza il lato di un foglietto e riempilo di brillantini. Poi fai passare in mezzo una parte del filo di rame e chiudi l'ala. Così. Fai lo stesso con il secondo foglietto di carta adesiva e l'altra parte del filo di rame. Siamo pronte per creare la farfalla. Attorciglia il filo di rame anche sopra le ali e fallo passare in mezzo alla pallina. Insieme alla mamma, arriccia le due estremità del filo di rame in modo da creare le antenne. Fai passare il cordino nel cerchio della farfalla e fissalo con un nodino. Poi infila le due perline e fai un altro nodino per fermarle. E adesso il tocco magico! Aggiungi al nostro segnalibro le chiavi dei magici dei fiori. Hai visto che bello? Mettine uno nel tuo libro preferito, così non perderai mai il segno. Dunque, io ero arrivata qui. Perfetto! Certo che questa farfallina è troppo carina. No! Ciao!